La rivoluzione pregiudica la vittoria? Crea conflitti? Distoglie energie dagli obiettivi di guerra? Coloro che si dedicano alla collettivizzazione delle fabbriche e delle fattorie farebbero meglio a stare al fronte? Oppure la rivoluzione serve a vincere la guerra, le dà un senso, motiva di più i contadini e gli operai che combattono? Io ero segretario di una commissione di informazione. Io ero segretario di una commissione di informazione e propaganda e mi occupavo di Sastago e dei paesi vicini a Sastago, dove avevamo il quartier generale. E posso testimoniare che la gente semplice, i contadini, dicevano: ma è stupendo vivere senza padroni. Mai avevamo pensato che si potesse mangiare senza doversi inginocchiare davanti a un padrone. Mai avevamo pensato che si potesse distribuire la ricchezza come si sta facendo adesso, in modo così giusto che non ci sono poveri. C'era solo il sacrificio imposto dalla guerra e dalle necessità del momento. Ma si vedeva che stavamo facendo una grande opera. Quest'opera però faceva paura a tutti. Faceva paura al governo della Repubblica e faceva paura ai repubblicani, perché in fin dei conti noi, anche se eravamo un 40%, non eravamo tutta la Spagna. E il resto della Spagna non era interessata politicamente a che quest'opera libertaria di collettivizzazione si diffondesse in Spagna. Vincere la guerra per questo obiettivo non lo avrebbe accettato nessuno. Nessuno Stato in Europa e nessun repubblicano in Spagna. E da lì ci avviammo verso il fallimento. Ma la guerra bisogna vincerla anche sul campo di battaglia. Franco ha un esercito di professione e riceve da Germania e Italia armamenti moderni. La sua guerra prevede grandi movimenti di truppe appoggiati da carri e da aerei. Gli anarchici hanno in mente una guerra di guerriglia in cui si avanza nel territorio prendendo gli abitati casa per casa. Hanno fede nelle loro colonne miliziane e in alcuni capi leggendari come Buenaventura Durruti. Aquests per als quals ja ha sonat l'hora solemne de complir el deure passen pel seu davant, fusells en l'aire, soldats, camperols, la lluita és la mateixa, endavant per la victòria! Los mandos de los frentes antifascistas de Aragón han acordado la toma de Siéta. Durruti, Miguel, Esplugas, Mantada, campeón internacional de tiro, Ruano y otros compañeros, momentos antes de la partida. Militante anarchico tra i più audaci e combattivi nelle lotte urbane, eroe delle giornate di Barcellona, Durruti godeva di un'enorme popolarità. Sconfitto il golpe nel capoluogo catalano, organizza una colonna che marcia verso l'Aragona per liberare Saragozza, altra roccaforte libertaria rimasta in mano ai nazionalisti. Facciamo la guerra e la rivoluzione allo stesso tempo, diceva nella sua avanzata. Ogni paese che conquistiamo comincia la sua rivoluzione. Ma in questi paesi Durruti liberava la rivoluzione imprigionata oppure la portava sulla canna del suo fucile? Oye guapa, ¿te traigo una gallina? ¿Sí o no? A partire dalla battaglia di Madrid, il governo Caballero decide la riorganizzazione di un vero esercito che prevede la militarizzazione delle milizie. Si ricreano le tradizionali strutture operative, brigate, divisioni, uniformi, disciplina, gradi, con la scala gerarchica dei comandi. In realtà le brigate saranno per lo più costituite sulla base dei gruppi miliziani d'origine e manterranno in gran parte la loro omogeneità politica. Inoltre ogni brigata avrà il suo commissario politico sul modello dell'Armata Rossa. Ma gli anarchici si oppongono decisamente a questa trasformazione che offende il loro egualitarismo a oltranza e ripropone la forza armata dello Stato, oggetto della loro più profonda avversione. A
Anche Durruti è contrario, ma ha ben presente la necessità di non creare fratture nel fronte repubblicano. Bloccato nella sua avanzata su Saragozza, decide di portarsi a Madrid con 2.000 miliziani, mentre la capitale sta per essere investita dal primo attacco dei franchisti. Su quel fronte avrà il primo impatto con la guerra moderna. Durruti aveva un temperamento molto forte. Quando dava un colpo così, tutti andavamo ad ascoltare quello che diceva. Aveva un vocione e una facilità di parola tali che convinceva tutti con quattro parole. Quando lo uccisero a Madrid, io mi trovavo al fronte. Fu una giornata di lutto, un lutto impressionante. Tutti piangevano perché tutti erano profondamente dispiaciuti. E a Barcellona, come si vede dalle fotografie che sono state pubblicate, l'intera città scese per le strade a dargli l'estremo saluto. A Madrid, a Durruti e ai suoi miliziani viene affidato il presidio di un settore della Casa de Campo. Il 19 novembre, mentre sta per raggiungere la prima linea, Durruti è colpito mortalmente in circostanze mai ben chiarite. A Barcellona gli viene tributato un funerale grandioso. 200.000 persone sfilano sulla via Laietana, che gli viene intitolata. Con la morte di Durruti comincia il declino del movimento libertario. La sua popolarità, il suo carisma, lo rendevano un interlocutore che neanche i comunisti potevano combattere apertamente e al tempo stesso gli permettevano di influire notevolmente sulle organizzazioni anarchiche. La militarizzazione delle milizie che nei fatti Durruti stava accettando si configurerà invece come un'inevitabile sconfitta per gli anarchici.